Ciao a tutti, vi siete mai chiesti cosa si può trovare nella natura? Il video di oggi rappresenta non solo una classica pescata, vedremo tante cose, pesci, uova di anfibi e purtroppo anche tanto inquinamento provocato dall'uomo. Pensate che abbiamo trovato pure dei calzini, assurdo, vero? Non vi sveliamo altro e a voi nelle vostre uscite di pesca vi è mai capitato di incontrare tutto questo? Fateci sapere le vostre esperienze qui sotto con un piccolo commento. Buona visione! Ok ragazzi, siamo scesi alla prima pozza, Michelle è lì sulla mia destra. Ora lanciamo e vediamo, senza spaventare i pesci, se effettivamente c'è qualcosa. Indietro Mishi, mi raccomando, occhio ai rami. Acqua molto bassa anche qua. Sono mesi veramente che non piove qua. Guardate com'è il torrente, di solito qua era tutto pieno, eh. Può confermare Michelle anche. Confermo tutto, ma in tutti i torrenti ormai. Però dai, ieri ha nevicato, è già qualcosa. Ok ragazzi, siamo scesi sul torrente circa 10 minuti fa. Qui davanti a me, come vedete, questa bellissima pozza, qui con me sempre lui Michelle, esatto. Ha cambiato l'esca, non pesca più con l'ombrico, quindi col verme naturale, ma è andato ad innescare un'esca completamente diversa, un artificiale. Cucchiaino del 2, in modo tale che comunque riusciamo a lavorare sia sul fondo, lui tramite un gulp, e io col cucchiaino un po' più in alto. Confermo. Adesso lanciamo e vediamo se c'è qualcosa. Alla bassa voce, perché qui davanti a me ci sono tantissimi veroni, tra cui alcune piccole trotelle. Ora Michelle comunque ve le mostra. Adesso vi porto a vederle. Ok, allora giriamo. Queste creature che state vedendo insieme a me sono dei piccoli veroni. Bellissime immagini queste, un grandissimo gruppo che si sposta per scampare alle riprese dalla videocamera. Ma aspettate, cosa sta succedendo? Ecco due trote che scappano a velocità della luce, verso destra, le vedete? Sono due esemplari di trota fario. L'impatto di felicità è enorme, questo ci fa capire che qualcosa c'è, anche se in maniera molto ridotta. Pensate che è stato difficilissimo vederle, anche in fase di montaggio. È bellissimo vedere così tanta biodiversità nella natura. Dopo questo scenario fantastico, quasi da film, continuiamo la nostra avventura nella ricerca di qualche trota. Aspetta, aspetta che arrivano. Vabbè. Sta arrivando qui su. Vado. Uno dietro l'altro, sì, li potrà finire, basta. Risalendo lungo il torrente abbiamo incontrato queste uova di rana che molto probabilmente a breve diventeranno dei piccoli girini. Guardate quanta poca acqua anche qua dove il nido è stato effettuato. Esatto, speriamo davvero che diventeranno girini, perché con questa poca pioggia sono un po' fuori, no? Stagnanti. Quindi dai, però è bello vedere anche queste cose qua nella natura. Confermo. Yes, dai, andiamo avanti. Risalendo il torrente ci troviamo davanti a queste immagini. Appena vediamo tutto questo non riusciamo nemmeno a parlare. Bottiglie, plastica, calzini, secchielli, cucchiai, detersivi a più non posso. Notiamo che sopra di noi c'è un furgone fermo. Vediamo una persona che ci guarda, noi guardiamo lui e lo sguardo contraccambia. Risale sul mezzo, accende la macchina e se ne va. Non riusciamo a capire immediatamente. Più avanti ci ritroviamo in una vera e propria discarica a cielo aperto. Siamo sinceri, già demoralizzati fin da prima per non aver fatto catture, ritrovarsi nel vedere questa scena ci ha fatto rattristire ancora di più. Abbiamo risalito un po' il torrente, avete visto le immagini precedenti?
E qui c'è pure un monopattino, ragazzi. Io sono imbarazzato. Sono imbarazzato perché volevamo portarvi nella natura e basta. Solo nella natura. Però c'è pieno di schifo, c'è pieno di merda davvero. Cioè, è una situazione bruttissima. Speriamo davvero che si risolva. Ormai è da anni che viaggiamo in questo schifo. E boh, imbarazzato. Vorrei aggiungere solo due parole oltre a quelle che ha detto Michelle. Guardate qui davanti a noi. Troviamo del vetro che comunque ci vogliono tantissimi anni per smaltirlo. E anni non parlo di 5 o 6, parlo di tanti anni. 15, 30, 40 anni. Qua come vedete troviamo non solo più il vetro, ma troviamo un altro materiale che è la plastica con dentro del liquido. Con dentro del liquido che se fuoriesce da questa plastica va a inquinare completamente il torrente. Non solo questo poi va a inquinare, perché alla fine guardate anche lì davanti, troviamo altra plastica, altri oggetti, come potete vedere, stracci, plastica. Qui sopra troviamo ancora altra plastica. Cioè veramente quello che mi fa pensare è perché bisogna buttare degli oggetti inquinanti in un ruscello di montagna. Che senso ha? Spiegatemi. Anche qui lasciare dei calzini, buttare dei calzini, che senso ha? Guardate, che senso ha? Penso che veramente queste cose ci fanno capire un po' come la situazione, credo abbastanza critica per il mio. E adesso noi, prima di tornare a casa e di concludere la giornata, prenderemo alcuni di questi accessori, purtroppo non tutti, perché sono veramente tanti. Prenderemo un paio di bottiglie che abbiamo trovato nei sacchi, magari questi calzini, lì ci sono altri calzini, guardate. Come potete vedere, secchi di plastica qui in terra. E soprattutto tanto, ma tanto vetro immerso nel fango. Nulla ragazzi, adesso ne prenderemo un po' di questo materiale e lo porteremo via. Non sarà chissà cosa, però almeno il nostro piccolo cerchiamo di far qualcosa, anche se effettivamente non toccherebbe a noi, però da persone civili cerchiamo di prendere qualcosa e di portarlo veramente nelle zone dove devono stare. Qui faccio una cavolata e lo ammetto. Dopo svariate ore in giro, dove abbiamo visto una discarica immersa in un torrente, zero catture e soprattutto tanto freddo, la speranza di me e Mishi inizia a diminuire notevolmente. È proprio questo lo sbaglio che ho fatto, perdere la speranza, anche nell'ultimo lancio della sessione di pesca. Ci rifaremo, anche oggi abbiamo capito che non bastano solo le parole, ma vedere concretamente cosa sta succedendo nel mondo, causato soprattutto dall'inquinamento, causato dall'uomo e dal troppo benessere. Si conclude qua la giornata, anche se effettivamente, oltre che tanto inquinamento, trote se ne sono viste veramente poche, sono comunque anche mesi che effettivamente non piove, speriamo che arrivino delle forti piogge continue, anche per vari giorni, perché per riempire un torrente non basta un pomeriggio di acqua o due o tre giorni, ci vogliono veramente almeno più di 7 giorni che piova interrottamente per poi riempire questi nostri torrenti, ma non solo, anche i fiumi, ragazzi, manca tanta acqua e c'è tanta siccità ancora, specialmente dopo 2 mesi e mezzo che non piove. Poi quello direte è una cosa naturale, ok, ma come avete visto qua sotto, queste cose non sono naturali, non sono naturali per niente. Possiamo dare la scusa che vogliamo al meteo, ma non c'è solo il meteo, ci siamo anche noi che facciamo delle cose e poi ci sono le conseguenze. Confermo. Purtroppo. Che poi alla fine comunque c'è da dire anche che sono cose devastanti, perché non è che si risolvono dall'oggi al domani. Sì, esatto. Quando rovini qualcosa, dopo riuscire anche a risistemare l'habitat e tutto, ci vogliono veramente anni. Le persone che hanno voglia poi di rifare le cose e di sbattersi per ripartire ancora da zero. La natura c'è ancora, dobbiamo solo trattarla meglio, non per, no, non per lei, per noi, perché per lei si risolve da sola. E anche per il nostro futuro anche. Esatto. Anche per un nostro futuro, sia da pescatori che proprio anche da persone. Ragazzi, vi lasciamo qua la conclusione di questo video, se vi è piaciuto e guardate anche gli altri per vedere anche i prossimi che usciranno, iscrivetevi
e attivate la campanella, lasciate like, condividetelo a chi volete. Alla prossima, dai, yes. Basta. Ciao, troppo. Ragazzi.